Chi difendono le mura del manicomio? Quando andai a Cogoleto per la prima volta mi raccontarono una storia sui due differenti mondi che vivono divisi dalle mura del manicomio. Una storia sul loro incontro e su tutte le immense problematiche che possono nascere. La mia prima volta a Cogoleto, sì, è stata molto impegnativa. Sveglia prestissimo la mattina, un sacco di chilometri in treno e una volta arrivato la frase che mi disse la guida: per il momento niente foto, perché vedrai una vera scena da manicomio. Ma alla fine, dietro questa frase non si nascondeva altro che la distribuzione di soldi e sigarette agli utenti di un centro che era sorto proprio in un ex padiglione del complesso manicomiale di Cogoleto, l'area manicomiale più grande d'Italia con più di 1 milione di metri quadri di estensione. Ma fra tutte quelle persone notai qualcosa di strano, perché c'era un ragazzo in fila a prendere sigarette e soldi, sciolto, scaltro, lanciato, che effettivamente non aveva niente di riconducibile a personaggi con problematiche, a personaggi con patologie. Io, che non sono un addetto ai lavori, alla fine di tutta la distribuzione chiesi informazioni sulla storia di quel personaggio, del perché effettivamente fosse insieme a loro. E la guida che mi ha accompagnato, che comunque gestiva questa distribuzione, mi rispose facendomi vedere una fotografia. Purtroppo non sono riuscito a recuperare lo scatto originale, però la foto che sto per mostrarti ha gli stessi identici soggetti della foto che mi ha fatto vedere questa persona. Hai visto bene. Si sta parlando di bambini. Bambini abbandonati e cresciuti in manicomio. Abbandonare i bambini in manicomio purtroppo era una pratica molto utilizzata fra le famiglie povere o fra le famiglie economicamente compromesse, perché in questo modo almeno potevano garantire loro dei pasti e una crescita, cosa che a casa non si sarebbero potuti permettere. Quel ragazzo era uno di loro, era uno dei tanti bambini che sono stati abbandonati e cresciuti dentro un manicomio. Ma questa persona, la vera difficoltà e il vero scontro l'ha dovuto vivere più in là negli anni, non quando era bambino, ma quando era già adulto e ha tentato un inserimento lavorativo. Il lavoro, lo sappiamo, è l'elemento principale della nostra collocazione sociale, è l'elemento principale del nostro ruolo all'interno di una società, perché crea relazioni, crea servizi, ci dà motivazione, ci dà sicurezza. E il lavoro è sempre stato utilizzato anche nella storia dei manicomi come elemento terapeutico. Basti vedere tutto quello che è stato fatto come ergoterapia nelle varie strutture. Ma in questo caso c'è stato un grossissimo problema. La persona ha cominciato a lavorare fuori dal manicomio, in un'azienda. L'azienda purtroppo lo ha sfruttato, l'ha fatto lavorare tantissime ore, retribuzione bassissima. Tanto disagio fino al punto che le persone del centro sono state costrette a riprenderlo con loro. Questa è stata una storia veramente molto forte che mi hanno raccontato e che mi porterò sempre con me. E dopo questo racconto sono state innumerevoli le domande che mi sono posto. Quanto tempo può essere necessario per permettere un reintegro di una persona in un ambiente pacifico e sociale? Quanto tempo ci vuole per combattere lo stigma che ha afflitto queste persone? Quanto noi che viviamo fuori da queste realtà ci siamo assuefatti a queste regole del lavoro? Quanti di noi vediamo in queste situazioni lavorative qualcosa di normale, qualcosa di non giusto, ma che purtroppo dobbiamo conviverci? Le mura del manicomio hanno sempre creato una differenza fra le persone, hanno sempre escluso situazioni sgradevoli e scomode dalla società. E oggi queste mura, che anche se non sono di cemento, ma sono schemi mentali, chi difendono? Difendono chi vive nel mondo esterno dall'ignoranza e la paura che quelli che vivono dall'altra parte siano persone aggressive?
Oppure difendano chi sta dall'altra parte? Cercano di preservare queste persone da un mondo che è cieco di fronte a queste problematiche, che ha paura di comprendere, che ha paura di integrare? Questo è stato un racconto veramente molto forte. E io penso che i racconti forti non diano le risposte che stiamo cercando, ma che ci forniscano tutte le domande di cui abbiamo bisogno.